Il Consiglio dei Ministri ha annullato l'ordinanza del sindaco di Messina De Luca che imponeva un obbligo di registrazione per l'attraversamento dello stretto. Non ha la competenza regionale, è stata la motivazione. Nella giornata di ieri, proprio quando è entrato in vigore, era arrivato il parere del Consiglio di Stato che ha bocciato l'ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca, si passa a condizione. Oggi il Consiglio dei Ministri, con un DPR, ha annullato quell'ordinanza che imponeva restrizioni nel territorio comunale, prevedeva la registrazione 48 ore prima della partenza nella banca dati realizzata dal Comune per chi doveva attraversare lo stretto di Messina ed entrare in Sicilia. L'annullamento arriva al termine di un procedimento avviato dal Ministero dell'Interno che aveva sollevato il caso al Consiglio di Stato. Cade quindi l'obbligo di registrazione e soprattutto di preventiva autorizzazione del comune di destinazione che aveva inserito De Luca, un provvedimento che prevedeva uno sconfinamento sovracomunale dei poteri del sindaco di Messina e che ha portato all'annullamento. Proprio il transito sullo stretto da Messina di persone e mezzi è stato al centro del primo confronto pubblico tra il sindaco di Messina, De Luca, ed un esponente di peso della giunta regionale, da quando è iniziata l'emergenza coronavirus andato in onda ieri sera nel corso dello speciale coronavirus condotto da Luca Ciliberti. Ai toni alti di De Luca hanno fatto da contraltare quelli pacati e rassicuranti dell'assessore ai trasporti Marco Falcone, che probabilmente già conosceva il contenuto dell'ordinanza appena firmata dal presidente Musumeci, che stringe ulteriormente l'attraversamento per il prossimo weekend di Pasqua. Falcone ha precisato l'impegno della regione. De Luca ha ribadito la sua posizione chiedendo un intervento più forte del presidente Musumeci. Il Monello io non l'ho fatto, anzi, e non ho fatto neanche la scelta, perché io fin dal 22 di marzo sono stato al mio posto. Se andate a guardare quando è partita la mia azione di denuncia del totale abbandono al quale noi siamo rimasti a Messina, perché voglio ricordare che il Presidente della Regione fino al 22 di marzo aveva il potere di dire sì e no a chi doveva entrare in Sicilia e non l'ha esercitato mai. Il Presidente Musumeci è stato sempre dalla parte dei territori, dei comuni e dei sindaci. Sino al 22 marzo scorso, invece, che ne dica Cateno, il Presidente Musumeci ha esercitato in maniera addirittura molto rigida la cosiddetta autorizzazione ad entrare, ma anche ad uscire. Tant'è che c'era un modulo che veniva indirizzato al soggetto attuatore di protezione civile, che appunto era l'ingegnere Foti, per conto del presidente Musumeci, a cui si chiedeva l'autorizzazione all'ingresso. Una volta entrati, quelle persone, se venivano dal nord, dovevano andare in autoisolamento.